ragazzi, vai, si parte subito con il gameplay numero 7 di Tales of Xillia, perché oggi ho voglia di giocare a questo gioco in una maniera incredibile. Quindi partiamo subito con il gameplay numero 7 di Tales of Xillia, in compagnia del vostro Diablotex, ma non so se giocherò io o giocheranno i Sonic, tanto ho due joypad qui ce l'ho. Vabbè, comunque, gameplay numero 7 di Tales of Xillia, ci sentiremo dopo, ciao ragazzi! Ok ragazzi e ragazze, vai, partiamo subito con il gameplay numero 7 di Tales of Xillia, vai! We've arrived. So this is Nia Kara. Huh. I thought it would be fancier. Excuse me. Where's Ivor? He went off to find Lord Maxwell and... Lord Maxwell? Yes, I have returned. I can't believe you deigned to speak to me. I am unworthy. I guess she's the real deal. She's something, all right. Not everyone gets to road trip with a major deity. I had my doubts. Please relax. No need for formalities. You say Ivor isn't here? Yes, but he should have returned by now. We're worried about him. I see. He always did have a short temper. Please, return to your work. I need to perform the ritual to resummon the four at my shrine. But it would seem my handmaid is away. Would you mind lending a hand? What? You mean we can help you? I'm not exactly a religious scholar. It's nothing difficult. The village has four altars, each with a temporal stone. So you want us to bring those to the shrine you mentioned? Precisely. Why not just ask the villagers for help? You saw what just happened. Except for my handmaid, I don't really fraternize with the villagers. They can barely look at me, let alone hold a conversation. Ah, the trials of godhood. Well, I guess a little physical labor won't kill us. Right, kid? We can handle it. Don't worry, Jude. I'll explain your predicament to the villagers after the ceremony. Please be patient for just a little longer. Sure. Okay, let's get hunting for those temporal stones. You said they were in the village? Yes. Gather the stones and bring them to the shrine. It lies beyond the village. Ok ragazzi, allora dicono che le pietre si trovano nel villaggio, quindi dobbiamo cercare qui nel villaggio, credo. Ok. Accetta la richiesta, va bene. Però adesso ragazzi andremo nel villaggio in giro a cercare queste quattro pietre che ci servono, vabbè. That mountain beyond the village sure is something. That's the Nia Kara Hollowmont. It's a special land where four spirit climbs meet. Una è questa, ragazzi. Allora, questa è la pietra temporale del fuoco. Ok. Here we go. Va bene. This must be one of the temporal stones. Le altre dove sono? We need three more, just like that.
Pietra temporale dell'acqua. E sono due, ragazzi. E sono due. Quindi qui intorno ci saranno le altre. Spero. Spero. Spero di trovarle. Vediamo un po'. Questa. Vabbè, sarà qualche missione secondaria questa, allora. Vabbè, che per il momento non ci interessa. Vediamo questa cosa vuole. Welcome home, Lord Maxwell. I'm glad to see you. Ah, questo, vabbè. Ragazzi, qui manda avanti molto veloce perché è lo stesso filmato che abbiamo visto prima. This want to tell them just leave him come to think they're found no. I should never have said what just happened nothing vabbè procediamo con la missione. Eccone un altro. Pietra temporale della terra, vai così, vai. Ne manca uno, ne manca una a questo punto. Eccola qui, eccola qui. Ah, ah, ah. Ok, vabbè, altra missione secondaria. E vai, la pietra temporale del vento, ragazzi. There we go. So che a questo punto devo andare di qua o di là. I appreciate your efforts. Parliamo con questa un attimo. Ok. Qui mi chiedi di evitare, quindi a questo punto andremo a riparlare con il maestro, chiamiamolo così, chiamiamolo. These are such weird buildings. Vediamo se mi dice qualcosa. Vediamo un po'. Proviamo a passare qua. Ok, ok, però non so se devo andare di qua o di là adesso. Vabbè, facciamo questa strada, vediamo un po'. Facciamo qualche incontro anche, ragazzi, però poi andremo subito avanti, eh. Ok, vabbè, sono potenziatissimo. Vai così, vai Milla. Colpisci, colpisci, colpisci. Ok, allora vediamo un po' la strada, vediamo un po' la strada. Ok. Ah, qui c'è un qualcosa che brilla, andiamolo a prendere subito. Veloce, 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 vai. Vai, altro incontro. Non è che li sto a fare tutti qua, ragazzi, perché non arriveremo più, Vai così, Milla, che sarà più potente qui, sarà più potente. Vai così, grande brado, vai. Non so se passare sotto oppure sopra. Vabbè, facciamoci un giro un attimo, un giretto, ragazzi, vai, raccolgo qualche sacco per fare le patate, sai,
il purè di patate, che è molto buono. Qui sopra si riesce a salire, c'è qualcosa di buono, vediamo un po'. A parte i lupi affamati. Vabbè, facciamo questo incontro con la speranza di... Ah vabbè, sì sì, è fattibile, è fattibile. Anzi, proprio non hanno speranza questi. Ecco. Vai Diablo, vai. Speranze zero per loro, ma... Ah, qui c'è anche un forziere, tra l'altro. Va bene. Ok, ragazzi, vai, andiamo avanti a questo punto. Tanto la strada principale da fare è qui. Vai, sacco di patate, grazie. Adesso qui la mappa come si svolge? Vabbè, andiamo giù, va, andiamo giù. Vabbè, col pulcino Pio non ci combatto per adesso, perché sarebbe un incontro inutile. Poverino, cioè. Ecco, però questo mi vuole sfidare. E l'accontentiamo, insomma, dai, vai, 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 vai. Tanto no, tre non fate per uno, quindi non è un problema. Non è un problema, vai, vai. Vai così, Brado, vai, vai, Brado. Ok, sono andati senza problemi e vai. Ma saliamo qui, però col pulcino Pio non ci combatto, ve lo ripeto. Guardatelo qui. Dai, fa ridere combattere con uno del genere. Ma come si fa, dai? Spostatevi. Vai, sacco di patate, è grande, grazie. Grazie. Vediamo qui sopra se c'è qualcosa di buono da prendere. C'è un forziere, vai, c'è un forziere. Ok, un mantello. Questo qui neanche ci sto a perdere tempo, perché è una battaglia persa in partenza per lui. Per lui, non per me. Bene, così, ecco qui ragazzi, vai, la strada. Sì, il tempio indica di qua, quindi. E siamo arrivati al tempio, sì sì. In here. Is this your house? My house? I've never really thought about it like that, but I suppose so. Boy, you're really in the sticks. What do you do for fun out here? My mission is not to entertain myself. I do spend time reading books written by humans, if you must know. Sounds fun. Let's perform the ceremony. So, is this okay? Perfect. Thank you. Lady Mila, I was worried sick. This looks like the rite of the Four's advent. Why would you perform such a ritual? Wait, what's going on here? Ifrit, where are you? Undine, come out! Lady Mila, what has happened? I cannot believe it. So, why do you think you can't summon the spirits? Are they dead or something? Idiot! A great spirit cannot die! Was I supposed to know that? Just like a lesser spirit. A great spirit becomes a fossil when it passes away.
Yet its power transfers into the next great spirit. At least, that's what they say. Nobody's ever seen it happen. Oh, so I've heard. That's blasphemy. Spirits are undying beings that dwell in the spirit world. It's beyond your understanding. Well, maybe that device captured the four great spirits instead of killing them. Impossible! Mere humans could never capture the great four! But the four great spirits aren't answering their lord's summons. If you eliminate the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. If you leave an egg in a box, and somehow that egg should get crushed, the cause must lie within the egg itself. Good old Howe's egg principle. You really are an honor student. A Spyrex advanced enough to capture even the four. When that happened, I then lost my power as Maxwell. Mila? Now you will all leave. This is holy ground, and you'll desecrate it no more! I'm the only one ordained to serve Lady Mila! Ivor, please leave as well. You can go home. Huh? Let me see. How should I put this? You're annoying. Oh! Oh. I'm going to need this in order to be able to save the four. Yes. The woman at Kijara Sea Falls and the Roshigal soldiers at Hamil. This must be what they're all after. I have to face them as I am now. Ok, ragazzi, vediamo cosa bisogna fare. There really is no place I feel more at home. Vabbè. Credo che da qui possiamo andare via a questo punto, credo, eh. Oh, what's wrong? I thought you were gonna rest. I would say the same to you. You didn't go back to the village? No. Well then, let's go set you up with the villagers. What's wrong? Worried you won't fit in? No, that's not it. So, what are you gonna do now? Will you return to Fenmont to destroy the Lance of Kresnik? Yes. When you consider that the Lance drained mana from the Four, along with the other people there, we can assume the mana serves as some kind of fuel. The Lance must gather mana before it can be used as a weapon. I doubt it will be ready immediately. I suspect their mana-gathering activities will continue. Are you planning to go alone? Stop beating around the bush. If you want to tell me something, just say it. I want to know, how come you're so brave? You've taken an interest in me, haven't you? Bravery. That's not really it. I have a task to perform, and I do whatever it takes to complete the task. It's that simple. But you're only human now. Isn't this mission too big for just one person? I mean, you could die. That changes nothing. The task must be completed. You really are brave. Any other questions? Then let's go back. Hey! Yes? Can I come too? With you? Your whole life was turned upside down because you got involved with me. You don't regret it? Well, sure. A little bit. But it's too late to cry about it now. It's not like I can turn back time.
Now that I'm neck deep in this, I want to help you if I can. You really are a do-gooder, aren't you? You think so? I didn't stay behind in the shrine to rest. I was hoping to sneak off without dragging you into things again. Really? Yes. Consideration for others was something I learned on our little journey together. It's not as easy as I thought. Anyway, let's head to the village. Now that you found me, I suppose I'm in no rush to leave anymore. Okay. Ok ragazzi, vai, torniamo al villaggio come ci viene chiesto di fare. Vai, salterò gli incontri ragazzi, perché magari ne farò uno o due, non di più, perché altrimenti non arriveremo più. Vai così, zio Brado. Allora, dove vado? Di qua? Eh sì, di qua è la strada. Vai, aspettate, qui c'è qualcosa da prendere, vai. Ah, vabbè, dai, facciamoci questo incontro. Ma dove vanno ste farfalline qua? Ma per cortesia, ma dai, allontanatevi, ecco. Ecco, qui c'è un bel forziere che io mi becco subito. E ora possiamo andare veramente, ragazzi, sul serio. Però questa cosa che luccica voglio prenderla, vai. Vabbè dai, più tardi si combatte, non ti preoccupare. Ecco, qui luccica un'altra cosa, luccica. Le farfalle non so come hanno coraggio di combattere con me, ma contente loro, contente loro. C'è anche il pulcino Pio qua che ritorna. Ok, si prosegue dritto per dritto. Vabbè, ancora farfalle che vogliono combattere. Vabbè, ma come si fa? Ma come si fa? Vai così, vai, vai così grande. Ecco, vai Milla, vai Milla. Oh. Qui non posso fare neanche grinding perché mi dà pochi punti esperienza, cioè non è il caso di restare neanche in questa zona. Vai. Ok. Avanti, avanti tutta, vai. Torniamo al villaggio. Villaggio, yeah. Took you long enough. I didn't expect to see Mila with you. So you've made up your mind. Yeah, I'm going with Mila. Whoa, you're quite the flip-flopper. I thought you regretted getting involved. True, but I've made my decision to help her and I'm sticking to it. Is that right? Alvin, thanks for all your help. Oh, I almost forgot. We still need to pay you. Yes. My fee. I ran into some hayseed. He said he'd pay it. One of the villagers? Yep. He was all, thank you for looking after Lord Maxwell, and you saved our spirit. Hmm. That sounds like the Elder. He shouldn't have offered. Alvin, I'll pay you myself. You need to learn how to read your people, Mila. That old man was tickled pink to pay your debt. You'd crush him if you refused. You think so? I know so. Anyway, he told me to wait here for him. That was ages ago, though. Not sure what's holding him up. He's still in the village, right? Most likely. We should find him. Don't forget to take care of anything you want while I'm still around. Once I get my reward, I'm out of here. Ok, vai, parliamo con l'anziano.
Ok, parla con l'anziano e l'ho fatto. E ora cosa devo fare? Cosa devo fare? Dov'è l'anziano? Ci ho parlato già. Magari è tornato nella postazione iniziale lì. vediamo un po', perché inizialmente stava qui, non c'è più. E quindi ora parla con Dove sta l'anziano? Dov'è? Anziano? Anziano, ma questo intanto si allontana. Chiamatelo anziano, ma è lui. Ok ragazzi, vai, facciamo che il gameplay numero 7 di Tales of Xillia si conclude qui e ci sentiremo per i saluti finali. Ciao a tutti. Ok ragazzi, oggi il vostro Diablotex sta correndo e si vede perché siamo alla fine del gameplay numero 7 di Tales of Xillia e come sempre passo ai saluti finali e saluto Simone Cotardo, Emanuele Montagna, che ormai lo conoscete come Emanuele Montagna, ma sapete anche che lui è uno chef, diventerà uno chef questo ragazzo, quindi ciao Emanuele Montagna, sei un grande e daglie forte. Poi saluto Arca Chop, Alba Murgia, Christopher Games, Giuseppe Cavallaro ed El Morga, che sicuramente El Morga starà dando qualche lezione a qualche ballerina di flamenco e robe varie. Quindi gameplay numero 7 concluso, ciao dal vostro Diablotex, vado a giocare ancora.